Ok, Vai. possiamo partire, non ti vedo più. Allora, buonasera. Abbiamo chiesto io e Simone e Claudia di fare questa Zoom insieme a Paolo. All'inizio mese ci ha dato la sua disponibilità post bootcamp, ovviamente per tutti gli impegni che ci sono stati. Abbiamo parlato in privato con Paolo sull'argomento di questa serata. Penso che possa interessare veramente ad ognuna di noi e soprattutto alle nuove. Quindi orecchie aperte, cuore in ascolto e carta e penna, mi raccomando. Grazie Paolo, grazie come sempre. Grazie Sara, grazie a voi. Ciao ragazze, ciao Astoppapo, ciao ragazzi. Ciao a tutti gli Astoppapo. Beh, stasera allora andiamo subito direttamente dentro, veloci, perché voglio fare con voi un qualcosa che metta insieme tutto quello che abbiamo fatto in questi ultimi mesi, no? Magari durante gli eventi, durante la ultima UG School e questo bootcamp appena passato, sono usciti tutta una serie di argomenti, no, che riguardano il nostro business. E allora io ho tirato fuori una sorta di checklist, come dicono quelli bravi, come dicono quelli più terra terra, una lista della spesa della Stoppable, proprio con le spunte. E quindi stasera voglio fare con voi questa lista della spesa dell'UG, no, i sei, quelli che secondo me sono i sei pilastri, no, che non deve mai mancare nel cestino, no? Quando vai a fare la spesa, nel carrello, uno G che quando va al supermercato non può non comprare, non acquisire questi sei punti. Questa è la checklist e questi sei punti che stasera toccheremo rappresentano un po' il business nella sua interezza, nella sua totalità e li andremo a toccare. Velocemente ho cercato di metterveli tutti insieme. È chiaro che sarebbe un discorso vastissimo, no? Perché in questi sei punti c'è un mondo che va dalla decisione al mindset, all'azione, alla strategia, alla storia. Però vediamo di metterli insieme in modo che anche Maria, che ha iniziato oggi, non si perda, non si spaventi e possa vedere magari dentro questa lista della spesa qualcosa di semplice, no? Da fare. E ovviamente partendo sempre da qui, perché io con questo apro sempre come un martello ogni Zoom. Questo è il miracolo, questo è il titolo, no? Principale, il miracolo G, perché quello che abbiamo appena finito è stato un bellissimo bootcamp per 2500 persone e abbiamo rivisto ancora una volta un miracolo che non è fatto solo di numeri, eh? Cioè, i numeri ormai, magari vi stancate, cioè i famosi 60.000 clienti da Facebook, è chiaro che è un miracolo, i famosi quasi 13 milioni di fatturati, ma sono numeri, i numeri a volte restano freddi. Ma quello che avete visto a quest'ultimo bootcamp sono, beh, secondo me il miracolo più grande sono tutti quei 2.500 raccolti dentro una sala, perché mettere insieme 2.500 persone, beh, non è qualcosa che avviene tutti i giorni e soprattutto vedere quelli che sono stati poi sul palco, no? Cioè che sono a Stoppable, sono le famose persone ordinarie che hanno fatto, secondo me, interventi e detto cose straordinarie, perché io queste persone, molte di loro erano per la prima volta sul palco, mi viene in mente perché penso che ci sia comunque un nome, Letizia, no? Letizia Ponti, che ha sorpreso un po' tutti, ma adesso non è che voglio parlare solo di Letizia perché se no no, facciamo torto a tutti gli altri, ma io vedo che ogni volta che siamo a un evento a Unstoppable, la qualità, proprio la qualità delle persone che salgono su quel palco è il vero miracolo di Unstoppable. Questa è una sensazione che ho quando tu vedi crescere il business, i numeri dicono molto, ma quando tu vedi crescere le persone nel business, lì hai vinto, no? Matt Morris dice, you build people, people build the business, che tradotto in italiano vuol dire costruisci le persone, quindi costruisci il leadership nella persona, falla crescere la persona e vedrai che quella persona poi costruirà il business, il suo business e il tuo business, dato che questa è un'attività di network marketing. Quindi io vedere persone riuscire a fare quello che hanno fatto sul palco, no? Mi viene in mente Letizia, mi viene in mente Mario, mi viene in mente, non so, ecco, Giada. Io penso Giada potrebbe lavorare in televisione per come sa condurre, come sa fare l'host, tanto per dire, no, dei nomi, però Giada già è una che
che puoi dire che c'hai esperienza, ma Letizia mi è venuto in mente il primo nome di una persona che non aveva esperienza e tutte quelle che sono poi salite, no, in questi 2 giorni. Quindi questo è il vero miracolo, ci sei dentro. Ecco, partiamo da qui, ci sei dentro. Però nella lista della spesa, della Stoppable, tutto parte da questa parolina, vedi, che vedi qui scritta, penso che si la riesci a leggere, che è decidi, no? Perché tutto parte dalla decisione. Se tu, Maria, sei qui oggi, se tu hai iniziato perché hai deciso magari di iniziare in programma, hai deciso di iniziare un business, però che vuol dire che hai deciso? Maria, hai veramente deciso? Perché io questo, è tutto lì che parte il meccanismo che poi ti porterà dal famoso punto A al famoso punto B. Cioè, è qui, Maria, che tu giochi tutto nella tua decisione. Cioè, alla fine noi parliamo sempre che quello che facciamo ogni volta che inizia un business, Maria, Giuseppina, Serena, Laura, facciamo semplicemente questo. Cerchiamo di prendere una persona con tutti i suoi problematiche, le sue paure, il suo dolore, con tutte quelle cose, quell'insieme di cose che vuole cambiare, che rappresenta il punto A, e attraverso un percorso, attraverso una strategia, una mappa, un come, chiamala come ti pare, portarla passo dopo passo verso il punto B, che è il punto della trasformazione, il punto dove dalla frustrazione passi alla felicità, alla serenità, alla libertà, mettici quello che ti pare. Ma in questo percorso, Maria, questo è fondamentale, in questo percorso che cosa ti porterà a agire? Che cosa ti spingerà a muoverti realmente da A a B? Perché è tutto lì, eh? Per quale motivo tu dovresti agire? Tu agisci semplicemente per 2 leve, per 2 motivi, per 2 grandi spinte, per il dolore o per il piacere. Nella maggior parte dei casi agirai per il dolore. Ok? Poi è chiaro che tutti abbiamo un sogno, ce lo dobbiamo avere, è fondamentale, ma all'inizio noi ci muoviamo per il dolore. È proprio questa distanza che vedi tra B, qua dentro vedi il tuo dolore, ok? E più è grande la distanza di B da A, e più per te sarai motivata a fare, ad agire, vedi? Quindi più è grande il dolore, più tra virgolette per te sarà più facile, no? Agire, decidere anzi di agire, che è una cosa diversa, decidere di agire. E quindi tu agirai quando dirai basta. Ecco, qual è la chiave della decisione? Dire basta, 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 è tempo, è il momento di cambiare. Oggi, oggi inizia la mia trasformazione. Se tu non dici basta perché non fa male abbastanza, il tuo sarà solo un proposito. Sarà un proposito come quello di tanti propositi che nella tua vita hai avuto, poi hai, smettere di fumare, mettersi a dieta, tutto quello che ti pare, andare in palestra, no? E la lista è lunga. Quelli sono propositi, no? Magari belle idee che non hanno poi avuto nessun esito. Basta è diverso, perché se tu al basta, perché non ne puoi più, no? Perché c'è questo dolore che ti fa prendere la decisione, allora, a quel punto, inizia il vero percorso. Capisci che questa è la base di tutto? Perché poi io posso spiegarti tutto quello che c'è da fare su Facebook, tutto quello che vuoi, la strategia, la mappa, ma se tu non dici basta, non decidi e non abbini questa decisione al dolore, perché quella sarà la leva più grande. Ecco perché oggi io ti dico, affrontalo, abbraccialo, è il tuo più grosso asset, è la tua risorsa più grande. Cioè, la trappola del dolore è che spesso siamo troppo abituati al dolore o magari inconsciamente non lo vogliamo vedere, tendiamo un po' a essere vittima della sindrome dello struzzo, insomma il dolore lo trascuriamo, no? Magari anche per difesa, no, non lo so i motivi, non mi interessa i motivi, io ti dico solo che il dolore sarà il tuo asset più grande anche nel momento in cui andremo a parlare di raccontare la tua storia. Le persone ti scelgono per il tuo dolore, per la tua storia di dolore. Tanto più grande sarà il tuo dolore, tanto più facile per te sarà farti riconoscere dalle persone, dai tuoi clienti, dal tuo mercato, ok? Quindi, se dici basta, decidi a questo punto, con la tua risorsa più grande, il tuo dolore, entri in azione. Perché poi è tutto lì, Maria. La sfida più grande per te che inizi è entrare in azione. Capisci perché? Quando inizierai questo business, poi ti farò vedere dei numeri,
molto spesso iniziamo, apriamo un codice, ma non vuol dire niente che tu hai aperto un codice IT0 qualcosa. La differenza più grande la fai quando entri in azione, ok? E ci sono tutta una serie di motivi perché tu non entri in azione. E uno dei motivi principali è il terzo punto della lista della spesa, è il mindset, è quello che credi. Perché sai, se tu decidi e senti spinta dal dolore, poi quello che farà la differenza in assoluto è il tuo mindset. Lo sai che la tua psicologia, ciò che pensi, soprattutto ciò che credi. Ecco, guarda il mindset è una parola che non vuol dire niente, è una parola in inglese. E in italiano mindset legalo molto a quello che è la convinzione, la credenza, no? Cioè, ricorda questo, quello che credi, quello di cui tu sei veramente convinta, il tuo credo, tra virgolette, di quanto riuscirai in questo business, ti darà la taglia di quanto riuscirai a far grande questo business. Lo so che all'inizio è dura, perché all'inizio è chiaro che la tua autostima è sotto i tacchi, no? Perché magari ti senti insicura in qualcosa che non hai mai fatto, Facebook, network marketing, senti parlare di tutta roba stranissima, no? Però quello che credi, la dimensione del tuo credo darà un po', no? E quindi se tu avrai un credo small, avrai un business small, se avrai un credo via via sempre più grande, il tuo business diventerà sempre più grande. Quindi la sfida più grande che c'è per te è aumentare questa tua credere di potercela fare, credere che questo business funziona e funziona anche per te. Ne abbiamo parlato al bootcamp, credere fermamente che ti meriti, non solo di riuscire a fare una, due, tre qualifiche, ti meriti questa trasformazione che è accaduta a migliaia di persone, te la meriti anche te, non è che se l'è meritata soltanto Sara, no? Per dire, se la merita anche chiunque si mette in discussione al 100 per 1000, chiunque crede fermamente che è arrivato il momento della trasformazione. E quindi vedi un po' la credenza, questo è fondamentale nel tuo mindset, e te la voglio spiegare ancora un po' meglio. La credenza è un po' un insieme di un'idea, no? Che si affianca, che è messa insieme con un'esperienza. Che vuol dire? Allora, Maria, supponi questo. Tu credi, la tua idea è che tu sei bella e sexy, ok? Cioè, quindi la tua idea è che sei sexy. E quindi immagina questa credenza come un tavolo con sotto le zampe, ok? La parte sopra del tavolo è l'idea, io sono sexy, sotto sono le zampe che rappresentano la tua esperienza, no? Dell'essere sexy. Quindi tu man mano che hai questa idea in testa, poi nel quotidiano magari hai tutta una serie di esperienze che fortificano questa tua convinzione, no? Per esempio il fatto che vai al mare e ricevi complimenti di uomini e donne, ricevi complimenti del tuo compagno, vai a provarti un vestito e ti sta alla grande. Quindi è chiaro che queste esperienze, a cui sono sempre collegate delle emozioni, sempre anche la doppia esperienza e emozioni, fortificheranno sempre di più questa tua idea che via via si trasforma in credenza e convinzione: Maria è sexy. Trasporta tutto questo al business. Tu immaginati che oggi hai iniziato il business e la tua idea in questo business è, perché all'inizio è possibile, io non sono capace. Tu, Maria, hai questa idea, perché sì, io vedo tante ragazze belle, brave, ricche e famose, ma io sono Maria e io non sono mai stata capace a far nulla, ok? E quindi tu parti già dentro con questa idea, io non sono capace. Poi che cosa succede? Cominci a fare un po' di chat e cominci a beccare 10 no di fila. Non mi importa se parliamo di prodotto o di business. Cominci a prendere i primi 10 no. E mentre prendi i primi 10 no, alla fine di quella giornata arriva il tuo compagno e ti dice: te l'avevo detto, vedi che ti hanno fregato? E quindi esperienza, emozione, tutto negativo. E quindi esperienza negativa, emozione, ancora peggio, idea, io non sono capace, eccolo lì che si è formata la famosa credenza, la convinzione, ecco, questo business non fa per me. Che succede? Che tu probabilmente dopo una settimana, dopo 10 giorni, dopo un mese, prendi e smetti, perché tu sei convinta che funziona per gli altri e non funziona per te. E allora dici: Paolo, allora che faccio? Perché qui è, quindi allora, prima considerazione, chi è il peggior nemico in questo business per te? La tua upline, sei tu. Tu in assoluto sei il peggior nemico del tuo business. Tu con quello che credi, con quello che pensi, con tutte le tue convinzioni. Seconda
Secondo punto fondamentale, una cosa da fare è semplicemente cambiare le zampe al tavolo, perché come tu hai visto, hai creato questa convinzione, questa credenza, tu stessa la puoi smontare, e riformulare completamente diversa. Chiaro, questo non è una cosa che avviene in un giorno, però per farti capire che poi alla fine questo mindset, sta psicologia, sta realtà, no? L'hai creata tu, Maria. Quindi la bellezza del mindset, che è la cosa poi più appassionante, che poi rappresenta l'80% del business, è che come tu lo crei, lo puoi pure modificare. Basta acquisirne la consapevolezza di questo, allontanarti dalle tue, cominciare a capire che la causa del non riuscire non è la strategia. Maria, non è la strategia. Cioè la strategia, la mappa, ok, la mia storia diceva questo. Sembrava, no? Che io per tot anni, dato che non funzionava più la strategia, non riuscivo. Però io avevo il mindset, la credenza che sarei riuscito. Ed è quello che mi ha salvato. Poi è chiaro che è arrivato a Stoppable Generation, è arrivato Facebook. Ma è arrivato perché io qua dentro non ho mai smontato per un attimo la mia credenza del funziona. Io funziono, io ci riesco, io me lo merito, io sono capace. Capisci, Maria? La strategia viene dopo. Quello che conta non è la strategia. Quello che conta è ciò che credi di poter fare o non fare. Sono le tue convinzioni. È tutto qui. È il tuo dialogo interiore, perché poi alla fine queste credenze si formano in base a ciò che tu ti racconti e ti dici tutti i giorni e quello che gli altri, e quindi anche le esperienze, quindi fuori di te, dicono, ti dicono e pensano di te tutti i giorni. Capisci che è tutto qui? Poi il resto arriva. E quindi, guarda qui, osserva attentamente. Idea più esperienza crea la credenza. Allora come la vado a smontare? Allora, guarda un po' che abbiamo detto prima, parlando di dolore, usa il dolore. Usa il dolore. Se lo vedi, eccolo qui, ok? Il dolore ti porta a decidere di dire basta. E poi che c'è dopo la decisione di dire basta? Non esiste una decisione se non è supportata dalla azione. E adesso arriviamo all'azione. Come vedi, come dice Anthony Robbins, l'azione trasforma l'emozione. Perché un modo per cambiare le credenze, esattamente ci sarebbero due modi. Il primo modo è una terapia d'urto. Azione trasforma l'emozione. Cioè, se tu sei bloccata a fare chat business, se tu sei bloccata nella sponsorizzazione, una paura fottuta, non sei, tutto quello abbiamo detto, perché hai le tue convinzioni, lo sai come fai a sponsorizzare, a smontare questa paura, questa credenza, questa convinzione? Con l'azione. Perché più agirai, più farai, più dopo aver preso 10, 20, 30, 40 no, arriverà il giorno del tuo primo sì. E a quel punto, spam, l'emozione cambia. Cambia tutto. Cambia tutto. Vedi che cambia l'emozione ed è cambiata l'esperienza e comincia a cambiare la credenza. Fa pure rima. Quindi, dolore, decisione, azione, emozione, trasformazione. È tutto qui il ciclo. È tutto qui. Quindi se tu, quando noi parliamo, esci dalla tua zona di conforto, fai un passo fuori, fai ogni giorno quello che ti piace fare di meno, e tutta questa bella roba, alla fine è questo. Però se tu non ti forzi e non entri in azione col famoso 5, 4, 3, 2, 1, azione, non succede nulla. E poi, però io so benissimo qual è la psicologia, ma io dopo che ho preso 50 no in chat business e dopo che quella che mi è entrata mi ha pure smesso il business o magari ha creduto a Babbo Radale, è andata altrove, ma io non ne voglio più sapere, ma io non ne voglio più sentire, ma io non sono... Quindi capisci che in quel momento l'emozione è così paralizzante che se tu non la forzi con l'azione, quando noi diciamo fotti la mente, perché la mente mente, perché se tu continui a seguire i pensieri, la mente, tu lì devi entrare in azione, giù. È chiaro che in tutto questo può aiutarti con la seconda, diciamo, stampella, che è il nutri la tua mente, no? Il feed your mind. Cioè, mentre tu da una parte entri in azione, dall'altra ogni giorno 5 pagine di un libro, 5 minuti di un audio, 4 minuti di un video,
funziona se lo fai tutti i giorni, è come la palestra. Non funziona se tu vai in palestra per 24 ore di fila. Certo che puoi andare anche a un corso di 3 giorni, ma quel corso non ti cambierà la tua vita, ti darà degli spunti, ma tu la tua vita, le tue abitudini, le cambi se tu nutri la tua mente tutti i giorni. Tutti i giorni, decidi te quanto. C'è qualcuno che dice basta che leggi 10 pagine al giorno per l'anno di lettura. E alla fine di un anno guarda quanto hai letto, guarda quanti libri hai letto, ok? Nutri la tua mente ogni giorno, dedicagli, è come una meditazione, 5, 10, 15 minuti, 20 minuti, non esagerare, non serve più di mezz'ora. Io ti garantisco che mezz'ora di un audio ti va a immettere, no? Dei pensieri, delle idee che poi elaborerai, ma fallo ogni giorno. Non serve che lo fai un giorno sì e 3 no. E così è come le APR, le attività producenti reddito. Non serve che fai un giorno 10 contatti e poi per 4 giorni stacchi tutto. Non serve che fai per un giorno 5 post e poi per altri 3 giorni 0. Costanza. Quindi così come lo fai sulla tua mente, perché con questa, col lavoro di Feed Your Mind e Nutri la tua mente, vai a fare questa opera di detox. Con l'azione metti in pratica. Continuamente, quindi tu devi fare piccoli apprendimenti, apprendi una cosa al giorno e mettila subito in pratica, una cosa al giorno e mettila subito in pratica, io ti assicuro che alla fine del mese sei un'altra persona, te lo garantisco, fallo per un mese e alla fine di quel mese sei un'altra persona, lo continuo a fare io dopo 25 anni, io non mi alzo la mattina, non vado a dormire la sera se non ho letto qualcosa, se non ho sentito qualcosa, se non ho imparato o ascoltato qualcosa che mi ha colpito a livello di business, di crescita personale, di cambiamento, non deve essere, ok? È una cosa molto vasta poi il cambiamento, la crescita personale. Quindi questo è il circuito e nella lista della spesa della Stoppable, decisione fatta, dolore seguito, credenza, ho capito, consapevolezza, credenza limitante, credenza potenziante, cambio le zampe al tavolo, ok? Quindi cambio le emozioni, cambio le esperienze, cambia l'idea. L'idea via via si trasforma in una credenza potenziante, come colazione. Ok? Arriviamo al quinto pilastro della lista della spesa della Stoppable, la storia. Maria, la storia, l'ho detto anche all'ultimo bootcamp, la storia è il vero segreto. Perché? Perché le persone comprano storia. Le persone non comprano un prodotto, non comprano un piano marketing, non comprano un marchio di un'azienda, le persone comprano storie. In particolare le persone impazziscono per le storie di trasformazione, in particolare le persone impazziscono per le storie della cosiddetta rivalsa sociale, il brutto anatroccolo, la persona che da zero, senza investire, senza avere capitali da investire, conoscenze, senza essere un fenomeno del marketing o della comunicazione, insomma, la persona è la storia di Stoppable. Persone ordinarie che hanno realizzato trasformazioni straordinarie. Il mercato là fuori, i tuoi clienti, le persone impazziscono per questo, ci hanno fatto i film. E la vuoi raccontare sta storia? La storia della rivalsa sociale, la storia del buono e del cattivo. Il cattivo è il problema e tutte le problematiche che hai dovuto affrontare nella vita. Il buono è la tua storia, è la tua trasformazione con la tua mappa. Questo vince, non vince l'informazione. Quando noi diciamo vince la trasformazione e non l'informazione, qui dentro c'è tutta la tua storia, perché un network marketer di professione è prima di tutto uno storyteller. E nella tua storia che cosa racconti? Racconti fondamentalmente la tua caratteristica distintiva. Tu sei la soluzione specifica al problema specifico percepito dal tuo pubblico. Ecco come vinci con la tua storia, ecco perché prima ti parlavo di dolore. Perché se tu conosci meglio ancora di loro il dolore del tuo pubblico, il dolore del tuo mercato, le paure che li tiene svegli la notte, le persone là fuori, i tuoi clienti compreranno solo se tu gli tocchi le giuste leve della paura. È solo conoscendo le loro paure che muoveranno il sederino e li porterai ad agire.
È solo conoscendo il loro dolore che loro ti riconosceranno perché sei una di loro. Perché se non ti riconoscono che sei uno di loro, difficilmente ti ascolteranno e ti seguiranno. Solo dopo che ti hanno riconosciuto. Allora a quel punto tu ti posizioni, no? Con il cosiddetto ruolo, tra virgolette, che adesso ti spiego che significa, dell'esperto credibile, competente, la famosa autorevolezza, ma non mettendo il camice bianco, se parliamo di Just Plus, non mettendo di fare la dottoressa Just Plus. Tu, Maria, fino ad oggi hai fatto tutt'altra cosa, magari lavoravi dentro un negozio di ferramenta e adesso diventi la dottoressa Just Plus che dispensa consigli nutrizionali. Ma se tu conosci, hai scelto il tuo mercato, se tu gli parli delle loro problematiche, del loro dolore, delle loro paure, perché tu stessa in prima persona ci sei passata, le hai vissute, perché tu stessa hai fatto un'esperienza con Just Plus e hai ottenuto la tua trasformazione fisica. Raccontagli la loro storia con il tuo linguaggio, che è il loro linguaggio. Fatti riconoscere e poi raccontagli, Maria, esattamente quello che farete insieme. Gli ostacoli, i blocchi che incontrerà Giuseppina. E mentre tu a Giuseppina gli dici, vedi, io insieme a te ti prenderò per mano e poi so che esattamente avverrà questo e tu ti bloccherai qui, ma insieme io ti aiuterò a superare questo. Ecco, nel momento in cui tu gli parli in anticipo degli ostacoli che incontrerà e come li supererà, tu a quel punto sei diventata l'esperta autorevole e competente. Hai vinto, hai già vinto. A quel punto gli devi solo spiegare quello che deve fare insieme a te e fargli vivere l'emozione della trasformazione. È tutto qui e questo è quello che c'è dentro la tua storia. Dentro la tua storia non devono mai mancare le 4P. Io uso sempre queste cose, 4P, 2S, perché è più facile ricordarselo. Anzi, prima ancora, guarda, ti faccio vedere questo. Riempi spazi bianchi. Maria, chi sei? Sempre. Chi aiuti? Sempre. Per fare cosa? Riempi spazi bianchi. Vuoi che lo faccio io? Ciao, sono Paolo Meucci, un network marketer di professione. Aiuto le persone in cerca di trasformazione a crearsi un business online per diventare finalmente liberi. Ok? È un esempio. Tu crea il tuo chi sei, chi aiuti a fare cose. Questo dovrebbe esserci nel tuo profilo, nella tua pagina, nei tuoi costantemente. Questo ti identifica. Vedi la tua storia che abbiamo detto prima? Con la tua storia tu racconti la tua caratteristica distintiva. Quelli bravi dicono brand positioning, fai brand. È quello, il tuo brand personale. Le persone comprano te, tu sei la soluzione specifica, non è Just Plus, non ti sbagliare. Just Plus funziona, ma non è la soluzione. Tu sei la soluzione specifica. Tu gli devi dare un motivo per cui dovrebbero comprare da te anziché da Rosalia. Sempre questo, chi sei, chi aiuti per fare cosa? Quando parli in pubblico, quando parli online, in una Zoom, fai post, apri una live, sempre. Ah, quella è Maria, è quella network marketing persone che aiuta quelli a fare quello. Pensa come ti identifichi in un attimo e ripetilo in maniera costante, quasi ossessiva, ok? Poi la puoi cambiare, è quella che ti senti più, no? In linea col tuo modo di essere, di fare. E queste sono i 4P della storia. Sempre, dentro questa storia ci devi sempre mettere, da dove siamo partiti oggi, dal dolore, pain, problema, ok? Dolore, problema, P, paure, lo vedi, è sempre P, chiamala come ti pare, ma è lì che vinci, è lì che vinci, ed è lì che dobbiamo battere, non vinci con la Louis Vuitton, quella arriva dopo, perché se gliela piazzi subito in faccia, diventi antipatica, attiri haters, invidiosi, dopo che hai un grande pubblico che ti riconosce, che tu eri una di loro, allora il grande pubblico è la rivalsa sociale, sogna quando il brutto anatroccolo è diventato cigno. Ma non fa il cigno subito, no? Se no ti scambiano per una gallina. Ok, quindi, pain, punto di svolta, sempre P, è la seconda P, punto di svolta. Cioè, è fondamentale, alla gente piace tantissimo, come in un bel film, in un bel romanzo, sapere quando è cambiato tutto, il turning point, no? Proprio il momento in cui è cambiato tutto, individualo. Guarda che su una storia ci devi ragionare, come scrivi un libro, perché poi la racconti a pezzetti, a episodi, a puntati, la racconti dove ti pare, Facebook, Instagram, Twitter, in tutti i modi possibili, ma il punto di svolta è tutto e glielo devi far sentire l'emozione, cioè il punto di svolta. Se voi mi dite qual è stato il tuo punto di svolta, 26 dicembre 2013,
Io ogni volta che lo dico mi vengono i brividi. Il primo cliente online che l'hanno fatto poi i gemelli e noi strillavamo. Quello è il punto di svolta della strategia che funzionava. Prima ancora il punto di svolta aver letto, eravamo online, aver visto una volta un signore che non vi direa niente a voi, si chiamava Mike Dillard, che parlava di marketing attrattivo, no? Insomma, e di tutta sta roba che vi ho detto adesso, della storia, di come non essere più la voce fastidiosa. Cazzo, io ho fatto per 20 anni la voce fastidiosa e invece potrei fare il cacciatore, se, però che cosa voleva dire esattamente? Ecco, quello è stato un altro danno in poi. Vedete come mi vengono? Io ce l'ho belli fissi dentro la testa. Punto di svolta, trova il tuo, Maria. E poi la promessa, la terza P, che poi la promessa sarebbe la soluzione. Però in una bella storia o in un bel post, una bella live, dopo aver parlato di dolore, di punto di svolta, di problema, ci deve sempre essere la promessa. Quello che dopo la svolta prometti, no? Ti aiuto a fare. Quindi potrebbe essere la trasformazione fisica, la trasformazione mentale e finanziaria, potrebbe la promessa, quello che prometti. Ok? E noi possiamo fare varie promesse nel nostro business, siete d'accordo con me, no? E la quarta P fondamentale, le prove. Perché poi alla fine sì, ti riconoscono, ma per chiudere il cerchio è fondamentale che tu gli faccia sentire, tu Maria gli faccia sentire a Giuseppina che non è l'unica stupida. Dice, vabbè, mo Giuseppina, non sei l'unica stupida che stai ascoltando a me o che stai leggendo me mentre chattiamo. Ti voglio far conoscere storie di centinaia, ormai migliaia di persone, quindi le storie dentro i gruppi, quelle sono le prove. Se tu vai dentro i gruppi, facciamo business, perché tanto le clienti siete tutte bravissime a farle, comunque è la stessa cosa, ma pensiamo a un gruppo business. Dentro un gruppo business, Maria, tu lo sai che fai? Tu ci dovresti stare ogni giorno e inizi a guardare le 7 storie che ti hanno più colpito. Ok? Cioè, prendi 7 tipologie di storie diverse, non guardare i guadagni, cioè potrebbe essere una storia di guadagni da 30.000 come una storia di guadagni da 500 euro, ma proprio la storia in sé per sé, oltre appunto al risultato finale. In queste 7 storie che ti hanno colpito, individua le caratteristiche distintive di queste 7 storie e utilizza queste 7 storie ogni volta che entri in chat business, racconta, cioè quando poi gli parli, dici guarda, ti farò vedere un gruppo, dentro questo gruppo troverai la storia di Laura. Laura ha fatto questo, perché normalmente dentro queste 7 storie ti smontano tutte le obiezioni, ok? Perché Laura, per background, per la problematica che ha incontrato, io te ne ho dette 7, potrebbero bastare 3, ancora falla ancora più facile. Lo sai perché? Perché nel momento in cui sponsorizzi, alla fine, dall'altra parte, il famoso mindset di chi sta dall'altra parte, no? Del tuo potenziale distributore, lui nella testa ha solo 3 cose. Una, funziona, ma funziona il sistema in sé per sé, il sistema Facebook, network marketing su social media. Quindi, ma funzionerà questa cosa? Quindi, la prima domanda, la prima obiezione che dall'altra parte hanno in testa è: funziona? La seconda è: posso farlo? Cioè, funziono io? Potrei funzionare io dentro sto sistema? Quindi autostima, tutto quello che abbiamo. E la terza è: mi aiuterai? Cioè, questo è il mindset del tuo potenziale distributore. Funziona, quindi obiezione sul sistema o dubbio sul sistema. Posso farlo io, quindi dubbio sulle mie capacità di poterlo fare. E mi aiuterà questa? O mi sta a cercare solo di mette le mani sulla mia carta o appiopparmi un prodotto piuttosto che? Queste sono le 3 domande chiavi che troverai sempre nella testa. E quindi questo è il mindset delle obiezioni del tuo prospect, del tuo potenziale cliente. E quindi lo vedi che con le prove tu che fai? Gli racconti, gli dici sì, io ti farò vedere un gruppo, ma prima ancora di portarla al gruppo, gli devi fare il trailer del gruppo, si chiama edificazione. Il trailer, cioè presente quando vai prima di andare al cinema che vedi, no, i trailer, cioè dici dentro questo gruppo incontrerai Laura che era così, ha fatto quella, lei faceva la commessa, quella era un ingegnere che poi si è messa a fare quella era una mamma disoccupata, bla bla bla. Prendi 3, 4 tipologie, 5, 6. Lei prima ancora di entrare nel gruppo già non c'è nemmeno bisogno più che entra nel gruppo.
Chiaro che se tu gli dici, guarda, sì, ci sarebbe in gruppo, magari pure te stessa dici, mamma mia, questa mo entra dentro sto gruppo e comincia a dire, troppo bello per essere vero. Perché magari tu, ti ricordi prima le convinzioni, le credenze, tu stai ancora ferma, alla tua, la prima volta che sei entrata in quel gruppo. E sì, ma adesso guadagnano tutti così veloce. Ce l'avevi un po' sta convinzione, Maria? Poi dopo ti ci sei trovata, però magari è avvenuto tutto molto velocemente, quindi ancora ce l'hai, sta credenza dentro. Tu a sto gruppo ci credi o non ci credi? Tu a sto business ci credi o non ci credi? Tu che sei dentro un miracolo, ci credi o non ci credi? Lo vedi, ho fatto un passo indietro, perché è inutile che parliamo di storia se tu sei ancora bloccata qui dentro. È perché lo so che lo sei, ed è normale che lo sei. È normale che il tuo credo sia small. Però io ti sto dando delle stampelle e quindi la storia è la tua più potente stampella. Aggrappati alla tua storia e ancora di più alla storia di altri. Prima ti ho detto che tu sei il peggior nemico in questo business, con quello che credi o non credi. Ti dico ancora che tu con le tue parole sei il peggior strumento. Nastro adesivo o sulle mani uguali, dici guarda, non credere alla mia storia. Ti voglio far conoscere, punta sempre a qualcun altro, a qualcos'altro, la chiave della duplicazione. Perché se incentri tutto su te stessa, allora già mi cominci a dire, ma io non ce l'ho una storia di business. E già, eccolo lì, hai trovato una bella scusa per non parlare di, no, io non c'ho la storia, è perché è un classico questo. Mona, ma te Claudia, voi siete belle, ricche e famose, e che vuol dire? Ma mica siete nate così. Però le persone pensano quello, che voi siete nate così. È chiaro, no? Io non ce l'ho. Bene, certo che non ce l'hai, nessuno ce l'aveva. Comunque, non ce l'hai, Maria, benissimo. Benissimo che non ce l'hai, così non parli di te. Che c'è il rischio che dici pure un sacco di cazzate. Quindi, togliti di mezzo, il famoso togliti di mezzo, e punta a qualcun altro. Punta a qualcos'altro, qualcun altro su altre storie, qualcun altro o qualcos'altro, per esempio potrebbe essere una Zoom, una chat a tre, la cosa più potente quando inizi un business in startup, chat a tre, business, dove lasci la tua upline o il tuo sponsor che già ha la forza per farlo, forza ricorda di credenza, di convinzione, per chiudere il tuo contatto, ok? Vedi che stai puntando a qualcos'altro, l'uso dei tools, degli strumenti. Però dentro la tua storia si chiude con le prove, e le prove sono i gruppi, sono le storie degli altri, quindi vedi che gira sempre intorno alla storia tua e quella degli altri, e quindi vedi che il quinto punto è fondamentale. E prima di arrivare alla conclusione, ti volevo aggiungere altre due cose parlando di storia sul concetto anche di sponsorizzazione startup, perché abbiamo parlato, non a caso ho voluto parlare soprattutto di chat business, di sponsorizzazione, e perché so, no? Perché se abbiamo fatto 60.000 clienti e 3.000 distributori vuol dire che c'è abbastanza, no? Una bella differenza tra la facilità, benissimo, di fare clienti e la facilità di sponsorizzare. 3.000 sono tanti, ma 60.000 quanti sono? Adesso io non dico che dobbiamo pensare di sponsorizzare 60.000 persone, assolutamente no. Però vorrei un pochino, no? Convincerti, quindi crearti una convinzione che tu, così come sei brava a creare, a fare clienti, puoi esserlo a fare anche nuovi distributori. Quindi questo è fondamentale, che tu dici come posso diventare una brava sponsorizzatrice, una brava recruiter, una brava network marketer. Primo, network marketing che cos'è? Maria, network marketing non è solo fare i clienti. Quella è vendita diretta, quello può essere il primo pezzo potentissimo, perché sappiamo benissimo che da una cliente, spesso, che hai conquistato la sua fiducia, è molto più facile anche parlare di business e tutto il resto, però può succedere che tu ti trovi di fronte a persone, spesso quando inizi il business, Maria, quando inizi il business, il tuo mercato caldo, cioè le persone che conosci, sono le migliori persone a cui proporgli l'attività. Perché in realtà ricorda, Maria, che noi non è che siamo venditrici di Juice Plus o di sogni, noi siamo la soluzione specifica, ricordi che siamo noi la soluzione specifica al problema specifico. Se Giuseppina non ce l'ha il nostro problema, che deve tornare in forma, perde peso, diciamo così, non è proprio tanto sensibile, non è
così orientata, no? A fare un cambio di modo di alimentarsi, determinate abitudini a tavola, diciamola così. Mentre Giuseppina, cioè questa sta in cerca di una trasformazione, questa vuole guadagnare di più, oppure Giuseppina già guadagna ma non ce la fa più a fare questo stile di vita, perché guadagna ma è super presa, non ha tempo per sé, per i figli, per la famiglia. Insomma, è alla ricerca di una soluzione di business. E allora tu che fai? Gli continui a parlare di Just Plus. E tu vedi che non sei la soluzione specifica propria, perché tu, se il problema specifico di Giuseppina è business, tu è fondamentale che sai come parlargli di soluzione business, unstoppable. Sei d'accordo? Ecco perché esistono i due gruppi. Quindi non è che inizio quello che diciamo spesso, sempre dal cliente, poi no, tu inizi da dov'è il problema, individui uno problema specifico, porti soluzione specifica. Sei d'accordo? Quindi ricorda, prima dritta, il tuo mercato caldo, quando inizi questo business in startup, la lista nomi, i tuoi amici di Facebook, le persone insomma che conosci, non le sottovalutare, perché lì sicuramente si nasconde almeno un PMD. Ascoltami, se vuoi ti posso fare, chiedi a tutti i PMD e tu vedrai che questi PMD nel 90% dei casi, quindi 9 su 10, hanno trovato il loro, la loro miglior aquila, il loro miglior PMD anche dentro le persone, nella lista nomi del mercato caldo. Non l'hanno trovata tramite contatti freddi. Fai questa statistica, te lo posso dire io, ma chiedi in giro, divertiti a fare questo e vedrai che, fidati, che è così. La lista nomi non la puoi trascurare, e soprattutto ricorda che lì dentro è molto probabile che, facendoti aiutare la tua sponsor, potrai parlare di business. Però per aver successo nel business devi andare lì tranquilla, cioè nel senso, ti deve piacere, e se non ti piace, vedi, cambia sta convinzione. Cioè, se a te ti piace il prodotto perché l'hai provato, se te, cioè, tu devi trovare il modo, ed ecco quindi a che servono gli eventi, ecco a che servono queste Zoom, ecco a che serve anche essere magari in contatto con la tua upline. Cioè, tu devi, se non ti piace sponsorizzare, se hai paura, se hai delle convinzioni, devi cambiare questa convinzione immediatamente sulla sponsorizzazione, perché ricorda che la sponsorizzazione è un fatto, come anche la creazione di un cliente, emozionale, non è un fatto razionale. Quindi non pensare che tu per saper sponsorizzare devi sapere tutto del piano marketing, di come funziona, è un fatto emozionale. Cioè, se tu sei convinta che questo è il miracolo, se tu sei convinta che questa è la più grande possibilità di trasformazione che puoi donare a una persona, come fai a star zitta? Come fai a non entusiasmarti? Come fai a non impazzire o addirittura a dire ma io devo, proprio uso devo, perché è un delitto se io non condivido questa possibilità con le persone che conoscono? Ma che parti dai sconosciuti? Se tu c'hai un'opportunità, la famosa miniera d'oro, ma se tu scopri sta miniera d'oro, ma che metti, l'annuncio sul giornale? Cerco 3 persone disposte ad aiutarmi a portare via gettoni della miniera d'oro. Ma scusa, da chi parti? Parenti, amici? Questo è il concetto. Ce l'hai? Ce l'hai questo mindset della miniera d'oro, che hai scoperto la miniera d'oro? Ecco, è tutto qui. Creati la credenza, la convinzione, chiamala come più ti piace. Io te la chiamo sempre in tutti e due modi, così in qualche modo te lo trovo il modo in cui ti piace. Creati la credenza della miniera d'oro o del miracolo. Se tu hai scoperto un miracolo su questa terra, ripeto, non metti annuncio su Facebook. Ne parli prima di tutto alle persone che conosci bene, in maniera un po' meno bella, ma che comunque conosci, quindi mercato caldo, tiepido, come ti pare, ma no a uno sconosciuto. Poi ci arriverai ai sconosciuti. È questo quello che farai nello startup. Ecco perché la chiave dello startup, la linea rossa famosa, e chiunque inizia in questo business starà nell'area rossa, dove è più facile mollare, perché bassa l'autostima, perché mancano la lista della spesa. Lo sai perché è più facile mollare? Perché realmente non hai preso una decisione, realmente non hai affrontato il tuo dolore, realmente non ci credi, realmente non sei entrato in azione, realmente non hai preparato la tua storia, e realmente adesso ci arriviamo, magari nemmeno hai un sogno. Ecco perché tu, quando inizi, stai nell'area dove è più facile mollare. E quindi qual è il tuo compito, Maria, quando hai sponsorizzato Giuseppina? Di portare Giuseppina dall'area dove è più facile mollare all'area dove è più facile restare. E quindi la porti qui su questa linea rossa e gli dici: adesso in questi prossimi 30 giorni entriamo in azione, io ti insegnerò insieme, ti aiuterò
a fare il primo cliente e fare il primo distributore, a guadagnare il primo euro e a vedere il primo evento online o offline, a secondo se c'è un bootcamp, una convention oppure una Zoom e via dicendo. Questo è lo startup, punto. Io ti aiuterò, ma tu farai il business. Io sarò insieme a te, ma tu farai le azioni. Tu gli mostrerai come fare il primo cliente, il primo distributore, glielo farai fare, poi glielo lascerai fare da sola. Area dove è facile mollare, area dove è facile restare. In questo business vince chi resta. E in questo business il professionista che vince è quello che ha la più alta retention, quindi... La retention è tradotta in italiano è brutta perché sarebbe la mortalità del cliente e del distributore, questa parola è tanto brutta, quindi io uso retention, però insomma il tuo obiettivo qual è? Far restare il più a lungo possibile una persona sul prodotto, cioè fargli continuare a mangiare Juice Plus e far restare il più a lungo possibile un distributore, una stoppable nel business, perché tu sai che se lui resta ci sarà una grossa possibilità che lui o tramite lui venga fuori l'Aquila, il PMT. E quindi per alzare questa permanenza nel business e nel prodotto, queste sono le cose da fare, questo soprattutto ovviamente a livello di business. Cambia completamente, ci sono persone che dopo 6 mesi di business hanno fatto zero, cioè persone che dopo 6 mesi di business continuano a fare i clienti. Perché? Perché se sponsorizzi 100, vabbè, te lo dico, ce l'ho la tabella, ma te lo dico, se tu sponsorizzi 100 persone, 90 continueranno a fare i clienti. Capisci? 100. Quindi se 90 continua a fare bene, trattali da clienti e quindi come lavori sulla retenzione del cliente. Fai in modo che il cliente continui a mangiare Juice Plus, perché magari tra un anno, tra 2 anni, tra 3 anni poi gli può venire la voglia, perché sono cambiate delle problematiche, di fare il business. Ma quei 10 che rimangono su 100, ecco, quelli inizieranno il business con te. Ma ricorda che anche di questi 10, realmente solo due saranno dei potenziali PMT, solo due saranno quelli che faranno realmente il business. Gli altri 8 faranno qualche sponsorizzazione, 1, 2, 3, 4, 5. Allora la domanda è semplice: quanto velocemente vuoi arrivare a sponsorizzare le tue prime 100 persone? Perché molte di voi 100 clienti le fanno anche in un mese. Adesso io non dico che devi fare questo, se lo fai bene, però lo fanno. Ma se andiamo a cambiare ottica e parliamo di 100 sponsorizzazioni personali, probabilmente una piccolissima percentuale l'ha fatto. Ed è tutta lì la chiave. Io ti garantisco, Maria, che se tu fai 100 sponsorizzazioni personali, di sicuro trovi un PMD. Ne potresti trovare anche 2, ma io mi voglio tenere proprio basso basso, voglio vincere facile. Adesso sta a te, Maria, decidere in quanto tempo ci metterai a fare 100 sponsorizzazioni. E per iniziare, 100 sponsorizzazioni si fanno una dopo l'altra, ma soprattutto cominciando a prenderci gusto, ad appassionarti, perché ricorda, la sponsorizzazione è emozionale e se tu non ci metti entusiasmo, se tu non fai sentire dall'altra parte la persona che tu sei all in, cioè che vuol dire? Che se anche lavori 4 ore al giorno in questo business perché sei part-time, quelle 4 ore sono le 4 ore più importanti della tua vita, della tua giornata, quelle che non aspetti altro di metterti lì a chattare, perché questa è la possibilità della tua vita e dall'altra parte lo devono sentire. E quindi raccontagli sempre del tuo dolore, del fargli sentire che sei all-in, che ce la stai mettendo tutta. E soprattutto non pregare mai nessuno. Non pregare, non tirare per la maglia mai nessuno. Ricorda, tutto quello che devi ottenere è un buon sì e un buon no. Tu non stai qui vendendo un'opportunità. Ricorda sempre, stai collezionando decisioni, stai collezionando sì e no. Tutto quello che devi arrivare il più velocemente possibile è un buon sì e un buon no. Dopodiché, il prossimo. E magari chi ha detto no, fatti una lista di quelli che ti hanno detto no, perché ci potrai sempre ritornare. Ma è questo quello che devi fare. E dopo che hai fatto questo, inizia a sponsorizzare. Dopo che l'hai fatto vedere un video, il famoso video di sponsorizzazione, adesso ne stiamo preparando dei nuovi, proprio stasera abbiamo fatto una Zoom con i gemelli. Ma quelli che ci sono, hai fatto vedere il video, ok, ti porto al gruppo, bene. Cosa ti è piaciuto di più? Dopodiché, ricorda, l'errore più comune, cosa ne pensi? No, la riporti sulla testa, sul razionale. Cosa ti è piaciuto di più dentro questo gruppo? Qual è la storia che ti è piaciuta di più? Cosa ti è piaciuto di più in questo video?
Ok? Lei ti dirà, dopodiché la domanda magica, sei pronta a partire? E ti fermi, non dici più una parola, metti solo smiley, almeno 10 secondi. Aspetta che sia lei, vedrai che magicamente sarà lei a dire questo. Tu zitta, sei pronta a partire, muta, solo smiley. Pum, pum, smiley e cuori, basta. Ok? La terza domanda. Se io potessi, bla 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 bla, tu faresti, bla 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 bla, la famosa cornice d'accordo, ma è solo questo. Veramente qui riempi spazi vuoti. Se io potessi mostrarti un modo per... Tu faresti questo. Se io potessi mostrarti un modo di... Tramite due video, tramite un video. Se io potessi metterti in contatto con la mia sponsor, una persona impegnatissima che ha cambiato però la sua vita e che magari troverà 15 minuti con te, tu saresti disposta a chiudere tutto e metterti lì 15 minuti ad ascoltare? Insomma, se io potessi, tu faresti, lo puoi utilizzare in tanti modi, ma è questo lo schema. Cosa ti è piaciuto di più? Sei pronta a partire? Se io potessi, se io potessi, tu faresti, già potresti essere in area startup. Perché lì cominci a dire, supponi che se io potessi mostrarti un modo di guadagnare 1.000 euro al mese, lavorando 4 ore da Facebook tutti i giorni, escluso sabato e domenica, guarda, weekend è pure libero, e lo fai sistematicamente per 6 mesi, 8 mesi, tu faresti, ok, questo è già stato, ragazzi, è di una semplicità disarmata, siamo noi che ci complichiamo la vita. Siamo noi che ci... Perché questo è quello che si faceva offline e lo riporti online. Il vantaggio dell'online è che lo fai con 100 volte i contatti che facevamo noi nel business offline. E quindi chiaramente noi andavamo come tartarughe, come lumache. Voi, avendo la possibilità di fare i famosi 3 contatti al giorno e quindi i famosi 100 contatti al mese, hai già vinto. Che ci vuole? Avete visto al bootcamp che c'era di voi? Che ci sono state persone che tranquillamente hanno fatto le 10 in 30, le 10 sponsorizzazioni in 30 giorni. C'è chi ne ha fatte anche di più. Lo sai che vuol dire 10 sponsorizzazioni in 30? Che se tu prendi questo ritmo, tu alla fine dei 12 mesi hai fatto i tuoi 100 e quindi hai fatto il tuo primo BMD, perché già te l'ho detto, fai 100 sponsorizzazioni personali e ti garantisco che troverai il tuo BMD e ti garantisco che avrai un business di cui potrai viverci con 100 sponsorizzazioni verso, però 100, non 99, nemmeno 98, 100. Quindi mentre fai i tuoi clienti, fai 100 sponsorizzazioni, e ricorda, lista nomi, il tuo mercato caldo, la cosa più trascurata da tutti quelli che oggi fanno un business online, perché prima noi c'avamo solo quella. Invece, chiaro che noi oggi, utilizzando anche i social e in particolare la pubblicità, troppo spesso ci appoggiamo troppo sulla pubblicità, mentre la pubblicità è il nostro booster, è il famoso, no? È la freccia quella che ci fa fare il cambio di passo, ma non può essere la base assoluta. Ci sono persone che hanno fatto PMD senza utilizzare la pubblicità, ma io non dico che non la devi utilizzare, la puoi utilizzare. Ma vuoi partire quando inizi un business se hai il mindset della miniera d'oro? Però è tutto qui. E vorrei concludere parlando di sogno. Perché se è vero che noi agiamo per dolore, entriamo in azione, la motivazione, ricorda, no? A, B, la distanza, in mezzo, il dolore. Però se io oggi sono qui a parlarti, è per un sogno. E tutte le cose più grandi nel mondo sono state fatte grazie a un sogno, no? Famoso I have a dream, no? Non è che la persona, uno dei più grandi uomini, no? Che ha calcato la nostra terra, ha detto I have a map, I have a strategy, I have a dream. Perché è vero che il dolore, e quindi venire via dal dolore, è una leva potentissima. Proprio se tu davanti ai tuoi occhi non c'hai sto sogno, o questi sogni, se sto punto B è nebuloso, se sto punto B tu quasi non lo vedi, o se non credi ai tuoi sogni, perché proprio non sogni, cioè tutto parte da qui e si chiude qui.
parte da una decisione, ma la decisione di tornare a sognare. E forse il sogno più grande è risvegliare la stoppable che è in te. Questo è il sogno più grande, perché se tu risvegli la stoppable che è in te, chi ti ferma più? Perché se sei unstoppable sei inarrestabile. E se tu risvegli quella stoppable sepolto sotto le macerie delle tue credenze limitanti, dei tuoi sabotaggi continui e di tutte quelle cazzate che ti hanno raccontato da quando sei in culla, allora se risvegli questo, e questo è il grande sogno, risveglia la stoppable. Se lo risvegli, cominci a vedere le cose in maniera diversa, cambia completamente la tua visione e cominci a credere in modo diverso, cominci a passare da un credo small a un credo XXL. E se cominci a credere, allora vedrai che fare diventa un gioco da ragazzi, anzi, ti devono bloccare, ti devono levare quel telefono dalle mani perché non riesci più a fermarti, perché stai lì con i polpastrelli in fiamme, in fiamme. Però tutto parte da un sogno. Se perdi quel sogno, se te lo fai rubare da chi ti sta vicino, dagli haters, dagli invidiosi, da chi non vuole cambiare e vorrebbe che tu non cambiassi insieme a lei. Se tu perdi questo, tutto questo non succede. La chiave è decidere, ma poi parte tutto dal sogno. E il sogno è basta della vita che ho fatto fino ad oggi. Basta. Quindi nuova visione, nuove credenze, nuove azioni. E io voglio concludere, ragazze, con questo. Perché ho parlato di sogno. L'unica notizia meno positiva di stasera è che sto sogno di far parte di questo 2%, perché poi avete capito, no? Cioè il sogno di qualsiasi cosa tu vuoi raggiungere, PMD, libertà finanziaria, vuol dire che tu decidi a un certo momento di far parte del 2% della popolazione. Cioè, e quindi Maria, c'è solo un problema, che sto sogno che c'hai tu, non ce l'hai solo tu, ce l'hanno milioni di persone. Questa è la notizia che potrebbe spaventare, ma non ti spaventare Maria, cioè... Io te l'ho detto, con la lista della spesa della stoppable, tu puoi entrare a far parte di questo 2%. Però la domanda mia che ti faccio, Maria, è cosa farai? E questa la devi fare ogni giorno. Ogni sera prima di andare a dormire, cosa ho fatto? E la mattina cosa farò? Per il mio sogno, per far parte di quel 2%. Eccola la famosa sana ossessione. Diventa insano nella tua sana ossessione, la sana ossessione della tua trasformazione, oltre ogni ragionevolezza. Non siamo qui per essere normali. Se tu sei qui per essere normale, non potrai mai far parte del 2%, il 2% della popolazione, del 2% di chi fa sto business. Non te lo dico io, è così. Ma scusa, obiettivamente, ci credi che il 2%... Perché se fosse il 98 è troppo facile, che facciamo? Cioè, cambiar vita, la bella vita... Tutti. Qualcuno ha da soffrire. Adesso Maria, devi decidere te. Se tu vuoi essere tra quelli che soffrono o tra quelli che godono. Perché è così. Vuoi continuare a vivere nel tuo dolore o usare il tuo dolore per venire via e andare verso il piacere, verso la felicità, la serenità, la libertà e entrare dentro questo spicchio del 2%? E quindi Maria, che cosa farai? Io un suggerimento te lo posso dare per te che hai iniziato oggi. Subito, pianifica, adesso appena io chiudo questa chat, perché ho finito questa Zoom, scusami, pianifica i tuoi primi 30 giorni. La finestra dei tuoi primi 30 giorni saranno la chiave della tua duplicazione. Quello che farai nei primi 30 giorni te lo porterai avanti per tutta la tua vita di questo business. E dopo che hai fatto i tuoi 30, poi programmerai i successivi 30 e 30 per arrivare a 90. Ma lavora a finestre di 30. I tuoi primi 30 giorni in questo business, pianificali con te stessa e con la tua upline. E in quei primi 30 giorni ricorda sempre cosa farò per meritarmi, per avere la possibilità di far parte di questo 2%. Lo sai che cosa devi fare? Ossessionata, insana, all in, non basta che farai del tuo meglio. Non basta. Non basta che farai del tuo meglio. Dovrai essere all in, dovrai essere ossessionata dalla mattina alla sera. Tu pensi che uno sportivo
per esempio c'è questa campionessa Sofia, ma cioè, non so se hai visto Sofia, no? La prima donna che ha vinto la discesa libera olimpionica, no? È un'italiana, ma tu pensi che Sofia, cioè pensa, mai una donna aveva vinto una discesa libera nello sci? Ma non, prova a guardare, prova, sarebbe bello, è bellissimo, le autobiografie degli sportivi, vedere quanto c'è dietro a Sofia in quei 40 secondi. Dietro a quei 40 secondi, questo lo puoi vedere nello sport, nella vita, nel business. Sofia ha deciso di far parte di quel 2%, forse 1%, anzi in questo caso lei è stata l'unica italiana che ha vinto un oro olimpico. E le sue prime parole hanno detto: io avevo visualizzato, avevo visto, l'avevo sognato da quando avevo 8 anni. L'ho sognato, l'ho visualizzato e dopo aver fatto i test preolimpici ho creduto che potevo battere la più grande campionessa di tutti i tempi dello sci, Lindsay Vonn, e l'ha fatto. È tutto qui. È quello che abbiamo detto fino adesso, in un'ora. Quindi, Maria, i tuoi primi 30 giorni. Basta, decidi. Adesso c'hai la lista della spesa della Stoppapo. Non ti resta di iniziare a pensare, vivere, agire e sognare. A Stoppapo. Dai, cazzo. Dai. Simo, ci sei? Sì, sì, ci sono. Ci sono. Ciao, Simo. Ciao Paolo, grazie, veramente grazie, grazie. Grazie a voi di essermi stato a sentire per questa ora. Abbiamo passato un'ora, siamo andati un po' lunghi, però dai. Una bella lista della spesa. Una bella lista della spesa. Va bene. Siamo a fine mese, o comunque, eh? Beh sì, no, siamo a fine mese, perché febbraio 28, quindi ragazzi, siamo praticamente agli ultimi giorni del mese, dobbiamo recuperare 3 giorni, i numeri ci dicono che siamo in zona record, 3 giorni in meno, e quindi recuperiamo da oggi, da stasera, i 3 giorni che abbiamo avuto in più a gennaio e facciamo di febbraio un altro mese del miracolo a Stoppapo. Dai, un bacio a tutte! È solo il 22! È solo il 22! È solo il 22, ragazzi, siamo nell'ultima settimana, ci giochiamo tutto, sono i secondi finali della discesa libera, ci giochiamo tutto, dai, a Stoppapo. Grazie ancora. Buonasera, ciao, baci, abbracci, salutatemi tu, ciao madre, ciao.